Sapete, devo confessarvi che ero un po' indeciso subito da fare oggi. Un secondo, aspettate. Ok, dicevo, ero un po' indeciso subito da fare oggi, perché non so se l'avete saputo, ma un paio di giorni fa è deceduto Ray Liotta, attore che non so se lo conoscete, spero di sì. Io devo essere onesto, non lo seguivo moltissimo. Gli unici due film che ho visto di lui sono scusate, sono Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese, a mio parere il film migliore che egli abbia mai girato. E Svalvolati on the Road, film abbastanza carino, dai, che se non l'avete visto ve lo consiglio perché comunque dai, tutto sommato è una buona commedia. E quindi ero tentato di fare un video su di lui, non essesse un video sulla sua vita, cose così, non sono bravo a fare quel tipo di cose, non ancora, magari un giorno lo sarò, ma di sicuro adesso non lo sono. Più che altro magari potevo fare una recensione su Quei bravi ragazzi, quello sarebbe stata una buona idea. Solo che giustamente alcuni di voi recentemente mi avevano chiesto di fare un video su chi ha incastrato Roger Rabbit, perciò vabbè dai, ho deciso di puntare su questo perché appunto l'ho rivisto settimana scorsa, quindi vabbè, fare un video appunto su chi ha incastrato Roger Rabbit. Quindi ciao a tutti ragazzi, io sono Cristian Alterini e intanto benvenuti nel mio canale, il giovane del Golfino Rosso. Quest'oggi faremo una recensione di Chi ha incastrato Roger Rabbit, film d'animazione tecnica mista del 1988, diretto da Robert Zemeckis e vincitore di tre premi Oscar, tra cui i migliori effetti speciali. Ma prima di cominciare una cosa importantissima, qualora non l'aveste visto il film, non guardate a questo punto. Se invece l'avete visto, mettetevi comodi e buon divertimento. Innanzitutto partiamo con la trama. Dunque, Chi ha incastrato Roger Rabbit si svolge in questo mondo, diciamo, alternativo, in cui i cartoni animati, letteralmente, diciamo, personaggi del mondo dell'animazione, e persone in carne e ossa convivono. Grazie al fatto che esiste un mondo chiamato cartoni in cui vivono i cartoni animati, da cui appunto i cartoni animati possono uscire ogni volta che vogliono per andare nel mondo degli umani e, diciamo, lavorare con loro facendo film, cortometraggi, eccetera. Un giorno in questo mondo, diciamo, si svolge il giovane Roger Rabbit, che è un personaggio appunto del mondo animato, viene coinvolto in un losco, diciamo, in un losco caso di omicidio. E ad aiutarlo nello scoprire chi è stato realmente e a scagionarsi da questa situazione, arriva Ed Valiant, un giovane detective privato, e i due personaggi dovranno collaborare appunto per scoprire chi è il vero responsabile del misterioso omicidio. Bene, passata parte della trama, vado ad illustrarvi la mia opinione. Innanzitutto devo confessarvi che, beh, alcuni di voi probabilmente già lo sapranno perché magari l'avranno letto in qualche vecchio commento di qualche video su cui ho commentato qualche tempo fa, ma io Chi ha incastrato Roger Rabbit l'ho visto per la prima volta l'anno scorso. E devo essere onesto, per me è stata veramente una notevole sorpresa, devo dire che non me l'aspettavo. Parlando molto francamente, da quel poco che sapevo del film, anche perché avevo visto qualche clip un po' qua e là, e magari avevo letto qualche commento su altri video, cose così, insomma, devo dire che non mi aspettavo sto gran filmone. Cioè, avevo letto delle ottime recensioni che ne parlavano in maniera molto positiva, ma io non sono mai stato uno che si lascia proprio ammaliare solo dalle recensioni. Sono anche uno che a volte magari sa anche storcarti un film che magari i critici hanno acclamato o amato di qui di là. Insomma, però devo ammettere che davvero questo film è molto, veramente un film veramente strepitoso, e devo dire che davvero non me l'aspettavo. In particolare un punto che secondo me è fondamentale notare è più che altro per gli effetti speciali, che devo dire ho trovato davvero strepitosi e appunto da un punto di vista logistico sono stati davvero innovativi. Nel senso che, volendo essere onesti, se volessimo fare, diciamo, non so, un paragone, non nel senso di miglior film qui, miglior film là, cosa qui, cosa. No, nel senso che per me sono stati innovativi sullo stesso livello di 2001 Odissea nello spazio. Chiariamoci, se dovessi fare un paragone tra i due film, vince 2001 Odissea nello spazio perché quello è stato un capolavoro non solo per effetti speciali, ma anche per regia, narrazione, eccetera. Quello che io sto cercando semplicemente di dirvi che da un punto di vista puramente tecnico, Chi ha incastrato Roger Rabbit è stato un film davvero innovativo, proprio per il modo in cui il film ha saputo unire l'animazione con personaggi in carne e ossa. Prendiamo per esempio Roger Rabbit proprio come personaggio in sé, per esempio. Il personaggio, giustamente, essendo il protagonista insieme al personaggio di Eddie, interpretato tra l'altro dal bravissimo Bob Hoskins, che non so se lo sapete, ma è morto alcuni anni fa, si fonde benissimo con le ambientazioni che sono vere, sono realistiche. Il personaggio è così ben fatto da sembrare vero. Cioè, non nel senso letterale del termine, perché tu ovviamente sai che non è vero, perché il film, cioè il film, ciao, vuol dire il personaggio è comunque un personaggio animato, e il film te lo fa vedere senza però renderlo esplicito. So se mi seguite. Il personaggio è fatto con un'animazione tradizionale, tra l'altro, piccola parentesi. Bravi quei effetti speciali che hanno avuto questa scelta di usare l'animazione tradizionale e non l'altro tipo di animazione. Già in quegli anni potevano, no, in realtà mi sa che non potevano, non ancora, perché non era ancora uscito Toy Story. Però vabbè, penso che potessero comunque fare un tentativo, perché comunque la CGI già in quegli anni
stava facendo i suoi primi passi, anche perché comunque negli anni 70 avevamo avuto Guerre Stellari, negli anni 80 c'era stato E.T. Insomma, diciamo che erano dei CGI, qualche possibilità di farla ce l'avevano già. Ma comunque, considerando gli anni in cui si stava svolgendo il cinema di quel tempo, appunto, bravi loro a puntare sull'animazione tradizionale, è stata una scelta azzeccatissima, tra l'altro l'hanno usata alla perfezione. Tutti i personaggi animati del film sono animati meravigliosamente, si fondono alla grande con le ambientazioni realistiche del film, quindi complimentissimi per questo. Gli effetti speciali è uno di quei casi, in questo caso appunto, in cui si rivela davvero un pregio del film, perché erano davvero strepitosi e innovativi appunto. Ma non è finita qui, perché un altro grande pregio del film, secondo me, è proprio la storia stessa. Il film infatti ha il grande pregio di unire due generi cinematografici che sembravano opposti, ossia la commedia leggera, scusate oggi è un po' di catarro, e il film noir. Sì, perché da un lato c'è la storia, è strutturata come se fosse un po' una commedia, con toni abbastanza leggeri e molto ironici, in particolare in varie scene del film, che sinceramente non sapevo fare qualche esempio proprio esplicito, però se avete visto i film ricorderete di sicuro qualche esempio valido, magari parlatemene nei commenti. Ma poi fondamentalmente il film, proprio a livello di trama, tutto sommato è un noir, perché c'è un'indagine in corso, c'è un caso da risolvere, quindi è un noir, un giallo se preferite. Ma i due film, se i due film, voglio dire i due generi, si fondono splendidamente senza, diciamo, senza schiacciarsi a vicenda. È un buon 50-50 fra i due film, cosa che non era affatto facile, considerando quanto i due generi sono diversi tra di loro, anche perché di solito un noir è un film molto serio, molto cupo, mentre le commedie di solito sono leggere, vivaci, allegre. Insomma, sono dei film che... perché continuo a dire film, porca miseria? Diciamo, sono due generi fondamentalmente molto diversi, quasi opposti potremmo dire, perciò unirli non era facile, perché c'era il rischio molto elevato che uno dei due potesse schiacciare l'altro, e invece qui no, abbiamo un ottimo 50-50 che permette alla storia di funzionare splendidamente. Tra l'altro un altro grande pregio del film sono proprio i personaggi, scritti benissimo e interpretati ancora meglio. Ammetto che c'è in particolare per me l'antagonista, che il giudice morto, è interpretato dal bravissimo Christopher Lloyd, che potreste conoscere anche per il magnifico Ritorno al Futuro, Calti Intramontabili dell'85, che se non avete visto vi straconsiglio perché è un film veramente stupendo. Ma vabbè, sto divagando. Dicevo, il personaggio del giudice morto, ammetto che magari va un narrativo, può risultare classico cattivo, con motivazioni un po' banali, che semplicemente si mette a uccidere il prossimo di qui di là, cose così. E in effetti è vero. Fondamentalmente, diciamo, che il buon narrativo, il suo ruolo è solo quello. Però il personaggio è salvato da un'ottima sceneggiatura, appunto, che unisce due generi in maniera, come dicevo, strepitosa, e dal fatto che Christopher Lloyd lo interpreta alla grandissima. Devo essere sincero, il principale motivo per cui adoro il giudice Norton come, proprio come personaggio e anche come antagonista, è proprio perché Christopher Lloyd ha saputo interpretarlo alla grande, trasmettendo al personaggio una grande eleganza, ma anche un grande senso di inquietudine, che ho trovato azzeccatissimo. Devo essere, parlando molto sinceramente, ci sono alcune scene che sinceramente, e scusate il linguaggio, mi hanno fatto cagare sotto. In particolare, nel senso che lui, proprio come personaggio, mi ha fatto paura, però per le scene in cui era inserito, che mi hanno trasmesso una grande paura. In particolare la scena della scarpa, non so se ve la ricordate. Non la descrivo neanche perché mi fa venire ancora un po' i brividi quando la rivedo. Tra l'altro un altro grande personaggio chiamato nel film, che purtroppo molti oggi fraintendono, è Jessica Rabbit. Tanti oggi purtroppo la amano solo perché è sexy, che poi vabbè, è sexy, per carità, c'ha delle curve che, madonna, parlando molto francamente da maschio, devo essere onesto, è stato un bello spettacolo, è un personaggio animato, però, vabbè, essendo io maschio, giustamente, vabbè, lasciamo perdere, ok, questa cosa, scusate, però, parlando molto sinceramente, sorvolando su questo dettaglio, Jessica Rabbit è un ottimo personaggio, anche per come è scritto, perché fondamentalmente Jessica è una moglie amorevole che vuole proteggere il suo marito, ed è per questo un buon personaggio. Ammetto che potevano darle un po' più di spazio a livello anche narrativo, però comunque dai, per me resta comunque un personaggio effettivamente valido e ben scritto. Tra l'altro anche il doppiaggio, non mi ricordo sinceramente l'attrice che la doppiava, ma comunque ha fatto un ottimo lavoro. E insomma, andando a concludere, diciamo che quello che voglio dirvi è che King Kong Roger Rabbit è un capolavoro della storia del cinema, però per il fatto che ha effetti speciali innovativi, che sono ulteriormente sostenuti da una sceneggiatura splendidamente scritta e ottimi personaggi molto ben interpretati, in particolare, appunto, come vi dicevo poco fa, il giudice Norton. E insomma, non penso di aver altro aggiungere se non la mia valutazione numerica. In un voto da 10 do
Un convintissimo 8,9. Pensate ci possa altro raggiungere? Credete che abbiate un voto troppo alto o troppo basso? Pensate che io sia un idiota perché secondo voi il film fa schifo ed è invecchiato malissimo? Fatemi sapere nei commenti. Bene, per oggi è tutto. Spero che la recensione vi sia piaciuta. E come sempre, se c'è qualche weekend che si esisca, fatemi sapere nei commenti. Ah, e tra parentesi, fatemi sapere anche se siete fan di Ray Liotta e se volete che recensisca magari qualche suo film. Io, come dicevo all'inizio video di lui, ho visto soltanto quei due film, ma sono disposto anche a guardare qualche altro film se pensate che sia una cosa interessante. Fatemi sapere nei commenti, ci vediamo settimana prossima. Arrivederci.